di Allatra TV, sono Erika Ferrari, ex ballerina, performer, coach di danza, giudice internazionale. La mia carriera è cominciata da che ero veramente piccolissima, avevo circa 3-4 anni quando seguivo mia sorella ai corsi di danza e non riuscivo a stare ferma, quindi mia madre, presa da disperazione, chiese all'insegnante se mi poteva includere nei corsi di danza. La mia passione è il mio lavoro, pertanto non lo vedo come un lavoro ma come una gioia, quella di potermi cimentare ogni giorno con esseri umani dai 3 anni in su, per cui direi che la danza, l'arte, come lo sport, non hanno barriere e limiti né di età, né di tempo, né di stazza fisica o di abilità. Nell'ambito del progetto Società Creativa che si sta svolgendo sulla piattaforma di Allatra TV, ci sono tantissime indagini sociali in tutto il mondo, in più di 180 paesi, che fanno le seguenti domande. La prima domanda: come vede la società in cui si sentirebbe lei e tutti i suoi cari, vicini, amici, felici, sereni, tranquilli? Come la vede? Io credo che il progetto Allatra TV sia un progetto grandioso proprio perché vuole far vedere com'è possibile vivere da esseri umani in una società biologica e non economica. Credo che la società nella quale voglio vivere io sia anche la società nella quale vogliono vivere in tanti. Una società fatta di amore, condivisione, arte, creatività e bellezza. C'era qualcuno un pochino più importante di me che diceva: l'arte e la bellezza salveranno il mondo. E io sono fermamente convinta che non è nell'uniformare attraverso un sistema scolastico e sociale ed economico che troviamo le individualità, ma è proprio grazie ad un saper esplorare l'individualità di ciascuno attraverso la propria creatività e saper fare con le mani e a livello intellettuale che si scopre qual è l'unicità di ciascuno, grazie alla quale si può vivere in un mondo fatto di amore e condivisione. Perché io, ad esempio, so che sono brava magari nell'insegnare danza, tu sei brava nel coinvolgere le persone. Non escludono le due cose, basta Caino contro Abele, siamo esseri umani, pertanto abbiamo tutti un cuore, tutti un corpo fisico e siamo fatti soprattutto di energia, e questa energia va coinvolta e scambiata, anche se adesso c'è questo distanziamento sociale, ma è quella che ci serve per sentirci. Questa è la società in cui voglio vivere, una società senza giudizio, pregiudizio, ostacoli e pettegolezzi. Grazie, molto prezioso. Un'altra domanda: cosa unisce tutte le persone indipendentemente dalla nazionalità, dallo stato sociale, dal colore della pelle, dalle lingue quale parliamo? Cosa ci unisce tutti quanti? Come dicevo prima, secondo me la cosa che ci unisce è che siamo esseri biologici animati da uno spirito eterno. E viviamo in questo corpo che si chiama essere umano, che è un corpo fisico, ma che non ci differenzia fra altri esseri viventi. E qui sto facendo una non distinzione di specie. Per me tutto quello che è vivente, che ha dentro vita, visibile o meno visibile, ha tutto il medesimo diritto di esistere sulla faccia di questa terra. Quindi non dobbiamo colonizzare la terra dove viviamo, ma condividerla con altri esseri viventi, che siano umani, animali o vegetali. Come possiamo sensibilizzare nelle persone questa voglia di vivere in pace, in serenità, in amore uno verso l'altro? In una società in cui tutto ha cominciato ad andare velocissimo, per riuscire a ritornare a sentire, bisogna improvvisamente fermarsi, mettere uno stop, un punto fermo, che può essere anche attraverso una meditazione, la pratica dello yoga, ma questo lockdown ci ha proprio insegnato quanto il fermo totale ci permette di sentire, di ascoltare, di ascoltarci. Molti di noi si sono trovati smarriti in tutto questo, io per prima, perché c'è stato un momento in cui vai, fai tantissime cose e poi improvvisamente pom, è come un camion che improvvisamente cozza contro un muro. Ci si fa male, anche se fondamentalmente nessuno di noi è nato in trincea, nessuno di noi è nato in guerra, nessuno di noi ha impugnato un'arma contro un altro essere vivente. Quindi
meditazione, oppure una pratica dello yoga, ovvio, oppure se vi piace l'arte, scrivere. La scrittura è una bellissima forma di creatività, a prescindere se sono scrittore, poeta, qualsiasi cosa faccio. Mi piace cantare? Canto. Dobbiamo riuscire a trovare la modalità di buttare fuori quei nodi interiori che abbiamo, perché come diceva Jodorowsky, il corpo grida ciò che la bocca tace. Pertanto abbiamo la necessità di liberare il corpo se vogliamo che non si creino quei blocchi fisici che poi possono diventare malattia. Grazie mille. I consigli sono molto validi. Comunque ha già risposto parzialmente alla mia ultima domanda. Cosa vorrebbe augurare ai nostri spettatori che, diciamo, abbiano una vita più serena, più tranquilla, più in pace con se stessi? Io auguro alle persone di mettersi davanti a uno specchio pochi secondi al giorno, di guardarsi e di dirsi: io mi perdono. Grazie mille. Grazie. È stato un piacere.